secondo noi non era giusto che gli altri potevano giocare altri campionati e noi no. Ma ora possiamo giocare molti campionati, molti tornei ora. È la squadra di basket giovanile composta solamente da ragazzi extracomunitari, è il Tantam Castel Volturno e tutta l'attenzione del torneo di basket giovanile Guidelli in corso di svolgimento ad Arezzo era proprio su questa squadra nata per la volontà dell'ex cestista della nazionale Massimo Antonelli. Abbiamo fatto una lotta durissima, diciamo che proprio personalmente mi sono comportato un po' come un padre di famiglia perché la federazione prevede che possono giocare solo due stranieri per squadra. Questi ragazzi, nonostante siano nati tutti quanti qua in Italia, sono cittadini stranieri e quindi abbiamo fatto veramente uno tsunami mediatico che c'è stato intorno a noi. Si è fatta poi alla fine una norma nella legge di bilancio che ha preso proprio il nostro nome, norma Salva Tantan Basket, e da ora in poi qualsiasi cittadino straniero che vive in Italia, minorenne, purché frequenti le scuole italiane, potrà giocare, essere considerato come qualsiasi italiano. Questo, insomma, ci onora questa cosa. Sono capitato a fare attività sportiva in un territorio molto complesso, difficile, dove c'è la più grande comunità straniera, quasi totalità africana, credo in Europa. Su 35.000 abitanti, 17-18.000 sono di origine africana e io ho coinvolto i figli di questi ragazzi. Solo uno giocava a basket, tutti gli altri non giocavano, non facevano sport perché le loro famiglie non potevano permettersi di pagare rette mensili. E abbiamo offerto proprio, diciamo, la nostra attività, opera, tutto a livello totalmente gratuito, perché sono dei ragazzi che lo meritavano, si sono appassionati in un attimo, avevano voglia di fare sport, hanno trovato noi e noi siamo contenti di aver trovato loro. La cosa che ci accomuna di più è quello di voler vincere, di voler lottare di più per vincere, perché vogliamo essere vincitori, in parole povere.